Ho raccolto un sasso da terra e ho guardato verso casa nostra. Mi batteva il cuore all'impazzata, ma non c'era altra soluzione. Dovevo farlo. Ho preso la mira e ho lanciato il sasso contro una finestra. Ciao, io sono Irma. Ho sempre ammirato mia madre. È una poliziotta. Non molto tempo fa ha arrestato un criminale proprio davanti a me. Ed è stato fighissimo. Lui era alto, con le spalle larghe e una barba scura e folta. Mia mamma gli ha velocemente bloccato le mani dietro la schiena. Lo ha ammanettato e lo ha caricato sulla volante. Tuttavia, se devo essere sincera, a volte mamma era difficile da gestire. Si occupava dei criminali tutti i giorni, quindi la nostra sicurezza la ossessionava. A casa avevamo persino un potente sistema di allarme. Se qualcuno avesse rotto una finestra o avesse cercato di forzare la porta, delle sbarre apposite avrebbero bloccato tutte le uscite e barricato la casa. Mamma conservava dei documenti importanti che non potevano finire nelle mani sbagliate. Ma quello non era l'unico motivo che la spingeva a essere così attenta. Lei si preoccupava tantissimo per me. Mi controllava e non voleva che uscissi con nessuno. Non mi infastidiva, stare a casa non mi dispiaceva. Vi starete chiedendo perché ho deciso di rompere la finestra di casa mia. Se volete scoprirlo, ascoltate la mia storia. Tutti i miei compagni di scuola si stavano preparando per il ballo di primavera. Io facevo parte del club che stava raccogliendo i soldi per la festa. Avevo preparato dei biscotti e li avevo venduti ai nostri vicini di casa, che li avevano adorati. All'inizio tutto stava andando per il meglio, ma un giorno, mentre stavo camminando sul marciapiede, mi è passata accanto una moto. Stava andando molto veloce e dalle ruote sono partiti dei sassi e dello sporco che mi sono finiti addosso. Volevo piangere, non perché il mio vestito era ormai rovinato, ma per i biscotti. Non avrei potuto venderli. Non sono riuscita a trattenermi e ho urlato al motociclista che era un cretino. Non credevo che potesse sentirmi, ma all'improvviso lui si è voltato e si è diretto verso di me. Ho subito ripensato alle parole di mia mamma. Non puoi sapere se la persona accanto a te è un criminale, bisogna stare attenti. Quando ho visto che il motociclista stava venendo verso di me, mi sono spaventata tantissimo. Probabilmente quel ragazzo si era arrabbiato perché lo avevo insultato e aveva deciso di darmi una lezione. Ho iniziato a correre, ho sentito uno strappo all'anca e sono quasi caduta. Il mio tacco sinistro si è spezzato e correre è diventato ancora più difficile. Poco dopo mi sono ritrovata in una strada a fondo chiuso. Il motociclista mi ha seguita e si è fermato. Non potevo scappare, era la fine. Ma poi si è tolto il casco e ho visto un bellissimo ragazzo con un sorriso dolce. Era completamente diverso da come me l'ero immaginato. Ero così sorpresa che l'ho fissato senza dire una parola. Ciao, piacere, mi chiamo Barry, e tu? Ho cercato di darmi una calmata e mi sono presentata. Irma. Barry è scoppiato a ridere. Irma, so che ho sbagliato, ma perché sei scappata? Mi dispiace, mi sono accorto troppo tardi di averti rovinato il vestito e i biscotti. Ho fatto marcia indietro e ti ho seguita per scusarmi. Gli ho spiegato che volevo vendere i biscotti e che il ricavato sarebbe stato utilizzato per il ballo della scuola. E sapete una cosa? Barry mi ha dato del denaro per ripagarmi e mi ha offerto un passaggio a casa. Volevo rifiutare, ma lui ha visto che avevo un tacco rotto e sapeva che tornare a casa sarebbe stato faticoso. Ho comunque esitato. Di solito non mi fidavo degli sconosciuti. Tuttavia Barry sembrava molto gentile, quindi ho accettato. Mi ha dato il suo casco e mi ha accompagnata a casa. Mentre scendevo dalla moto, ho visto che mamma ci stava spiando dalla finestra. Quando sono entrata in casa mi ha sgridata subito. Irma, perché eri in moto con uno sconosciuto? Avrebbe potuto portarti ovunque. Potrebbe essere un criminale. Ho provato a spiegarle che Barry aveva comprato i miei biscotti e che non era affatto un criminale. Ma la mamma non voleva ascoltarmi e mi ha proibito di parlare di nuovo con lui. Il giorno seguente a scuola ho raccontato tutto a Sara, la mia amica. Prova a indovinare, Barry ha pagato i biscotti più del dovuto e, se devo essere sincera, mi piace molto. Sara si è subito mostrata interessata e ha detto che dovevamo trovarlo. Poi siamo state interrotte da una musica a tutto volume, che sembrava provenire dall'aula magna. Un ragazzo stava cantando e suonando la chitarra. Io e Sara siamo andate a vedere che cosa stava succedendo. Quando ho raggiunto l'ingresso mi sono fermata sulla soglia. Non poteva essere! Mi stava seguendo! Barry era sul palco e stava cantando e suonando la chitarra. Era molto bravo. Io invece ero molto sorpresa. Lui non frequentava la nostra scuola. Sara ha guardato prima me e poi Barry, senza capire perché mi fossi fermata. Ma poi Barry mi ha vista. È saltato giù dal palco e si è avvicinato a noi. Quando gli ho chiesto che cosa ci facesse lì, mi ha detto che la sua band gli aveva proposto di esibirsi al ballo.
Si stava esercitando per l'esibizione. Devo decidere quale canzone scegliere per il ballo. Sara mi ha dato un colpetto e mi ha fatto l'occhiolino senza farsi vedere. Posso darti una mano se ti va? Verrin era felice e mi ha ringraziata. Sara ci ha seguiti per un po' e poi se n'è andata. Io e Barry ci siamo fermati a lungo dopo le lezioni. Abbiamo chiacchierato della scuola, della musica e del più e del meno. A quanto pare ascoltavamo la stessa musica ed entrambi odiavamo la fisica. Quando abbiamo scelto le canzoni per il ballo, si era ormai fatto buio. Barry mi ha offerto un passaggio. Avevo paura che mamma ci vedesse di nuovo, ma ho accettato comunque. Barry mi piaceva un sacco e non volevo perdere l'occasione di stare un po' con lui. Abbiamo attraversato la città in sella alla sua moto. È stato così romantico. Gli ho chiesto di lasciarmi a qualche metro da casa, così mia mamma non avrebbe pensato male. Prima che me ne andassi, Barry mi ha chiesto il numero e mi ha proposto di uscire con lui. Ero felicissima. Quando sono rientrata in casa, mamma stava cercando di riparare il frigorifero. Volevo sgattaiolare nella mia stanza di nascosto, ma ovviamente non ci sono riuscita. Dopotutto, mia mamma era una bravissima poliziotta. Sei in ritardo? Eri di nuovo con quel ragazzo sospetto? Come al solito non mi ha ascoltata. Mamma ha detto che d'ora in avanti avrei dovuto rispettare il coprifuoco. Quando sono andata nella mia stanza ho subito chiamato Sara per dirle che Barry mi aveva chiesto di uscire. Anche se mia mamma mi ha detto che non posso uscire con lui. Indovina, adesso devo rispettare il coprifuoco. Tua madre dovrebbe farsi una vita. Se anche lei uscisse con qualcuno diventerebbe più dolce e avrebbe meno tempo per controllarti. Mi è sembrata un'idea folle. Trovare un compagno per la mamma era parecchio difficile. Lei era un maschiaccio e trascorreva il tempo libero prendendo a pugni il sacco da box e facendo le flessioni. Era una tipa troppo dura e seria. Tuttavia, la mattina dopo avevo già in mente un piano. Mentre mamma si stava preparando per andare al lavoro, ho recuperato di nascosto una sua foto. Poi ho creato un profilo su un sito di incontri. Ho inserito il suo film preferito, il cibo e il genere musicale che più le piaceva. Poi ho aggiunto il nostro indirizzo e ho indicato quando era possibile trovarla a casa. Ovviamente era rischioso ed ero molto preoccupata. Dopo un paio di giorni non le aveva ancora scritto nessuno. Credevo di aver fallito, ma poi le cose si sono fatte interessanti. Una sera, mentre mamma stava cercando di nuovo di riparare il frigorifero, qualcuno ha suonato il campanello. Mamma è andata ad aprire e io sono andata a controllare insieme a lei. Sulla soglia c'era un uomo con un mazzo di fiori. Lei chi è? L'uomo ha guardato la mamma per bene. Ho notato il riflesso del suo sguardo sul cacciavite che mamma stava tenendo in mano. Scusi, credo di aver sbagliato indirizzo. Il giorno seguente è successa la stessa cosa. Dopo il lavoro mamma era stanchissima e si è seduta a tavola senza togliersi l'uniforme. Stavamo finendo di cenare quando qualcuno ha suonato il campanello. Ho finto di essere troppo occupata a mangiare e lei è andata ad aprire la porta. Quando il nuovo ammiratore l'ha vista con indosso l'uniforme, ha cercato di svignarsela. Mamma ha aggrottato la fronte. Stanno impazzendo tutti? Ho capito che dovevo cambiare strategia, altrimenti il mio piano sarebbe fallito. Così ho deciso di ricorrere alle misure drastiche. Ho detto alla mamma che avrei fatto il bucato e ho buttato i suoi vestiti nella lavatrice. Invece del detersivo ho aggiunto della vernice verde. Quando la lavatrice ha finito, gli abiti della mamma erano pieni di macchie. Mamma era sconvolta e io ho mentito dicendole che avevamo comprato del detersivo scadente. Prima che mamma trovasse una soluzione, le ho proposto di mettere i miei vestiti. All'inizio ha esitato, ma poi ha accettato. Poi le ho detto che in vista del ballo volevo provare qualche trucco. Voglio vedere come sta su qualcun altro. Posso truccarti? Sei pure vestita bene. Mamma ha accettato riluttante. Non ci è voluto molto. E quando ho visto i risultati sono rimasta sorpresa. Non credevo che stesse così bene. Poi Sara mi ha chiamata. Mi ha chiesto come stava procedendo il nostro piano. Bene. Ma se non funziona neanche questa volta mi arrendo. Ho provato a parlare a bassa voce, ma la mamma mi ha sentita lo stesso e si è insospettita. Ha iniziato a farmi un sacco di domande. Ho mentito, cambiato argomento, riso, ma nascondere la verità a un poliziotto non è semplice. Alla fine non sono più riuscita a trattenermi e gli ho detto la verità in merito al sito di incontri. La mamma era furiosa. Era così arrabbiata che mi sono spaventata. Ma poi qualcuno ha suonato il campanello e ci siamo zittite. Mamma stava digrignando i denti. Se è qualcun altro che mi ha trovata sul sito di incontri, sappi che sei in un mare di guai. L'ho accompagnata alla porta. Questa volta c'era un uomo ordinato, rasato e con un vestito elegante. Strano a dirsi, ma il suo viso mi sembrava familiare. Dove lo avevo visto?
Mi dispiace, ma non ci sarà nessun appuntamento. Non ho creato io il profilo su quel sito. È stato uno scherzo idiota di mia figlia. L'uomo sembrava sorpreso. Non sono qui per un appuntamento. Sono il signor Clark, devo riparare il frigorifero. Ci ha chiamati lei? Mentre lui stava lavorando hanno chiacchierato un po'. A quanto pare avevano un sacco di interessi in comune. Guardavano gli stessi film e amavano lo stesso cibo. Non ricordo l'ultima volta che ho visto mia madre così elegante. Il giorno seguente ho scoperto che mamma e il signor Clark sarebbero usciti insieme. E il mio piano aveva funzionato, anche se in modo del tutto inaspettato. Quindi anche io sarei uscita con Barry. L'ho chiamato e abbiamo deciso di incontrarci in un bar. Tuttavia, non appena ho riagganciato, mia mamma mi ha detto che ero in punizione per una settimana. Era ancora arrabbiata con me per aver creato quel profilo sul sito di incontri. Prima che potessi risponderle, lei mi aveva già chiusa nella mia stanza. Aveva preso le sue cose e se n'era andata. Non era affatto giusto. Ho esitato per qualche istante e poi ho deciso di agire. Ho preso le lenzuola dall'armadio e le ho legate per creare una corda. Ho fissato un'estremità alla testiera del letto e ho lanciato l'altra fuori dalla finestra. Mentre mi calavo tenendomi stretta alle lenzuola, mi sono sentita l'eroina di un film. Ero libera. Evviva, ce l'avevo fatta! Il bar era bellissimo. Barry mi ha regalato dei fiori e ha ordinato qualcosa da mangiare e da bere. Stava andando tutto bene, finché non è entrata un'altra coppia. Erano mia mamma e il signor Clark. Si sono seduti al tavolo accanto al nostro e io ho cercato di nascondermi dietro ai fiori. Ma poi un cameriere mi ha accidentalmente versato del caffè addosso. Ho urlato e sono saltata in piedi. Ovviamente mia mamma mi ha vista. Si è arrabbiata tantissimo e mi ha trascinata a casa senza nemmeno farmi salutare Barry. Che vergogna! Perché mia madre doveva sempre rovinare tutto? A casa mi ha impedito di uscire dalla mia stanza. E scordati il ballo! Mi è sembrato così ingiusto che sono scoppiate in lacrime. Nei giorni seguenti ero talmente giù di morale che non ho nemmeno parlato con Sara. Tuttavia, il giorno del ballo sono tornata in me. E ho deciso che ero stanca di essere una santarellina. Ho indossato un bellissimo abito. Mi sono truccata e ho legato le lenzuola come la volta precedente. Mi sono calata di nuovo dalla finestra. Ma non appena ho raggiunto terra, la mamma mi ha beccata. Come aveva fatto a scoprirmi? Sembrava che mi avesse letto nel pensiero. Sono una poliziotta, sapevo che avresti tentato la fuga. È la mia vita! È assurdo che non posso uscire con un ragazzo che mi piace! Mamma ha sospirato e mi ha detto che aveva visto Barry al comando di polizia. È una brutta influenza, ecco perché non voglio che lo frequenti. Le è squillato il telefono, doveva andare al lavoro. Mi ha detto di tornare in casa e di lasciare entrare il signor Clark, che sarebbe venuto per finire di riparare il frigorifero. Non credevo che Barry fosse un criminale, così ho deciso di ignorare mia madre e di andare al ballo. Mentre stavo uscendo ho incontrato il signor Clark. Era sorpreso che non fossi ancora al ballo. Ci sto andando adesso, mamma non è a casa, ma lei può entrare. Va bene, so che è stata chiamata in centrale. Quando sono arrivata al ballo ho subito visto Barry sul palco. Stava cantando una delle canzoni che avevamo scelto insieme. Dopo l'esibizione Barry è sceso dal palco e mi ha chiesto perché avessi quell'aria sconvolta. Gli ho chiesto perché era andato in centrale. Come fai a saperlo? Ho incrociato le braccia in silenzio e ho aggrottato la fronte. Barry sembrava colpevole. Ho lavorato part-time in un negozio di strumenti musicali per diverso tempo. Volevo risparmiare del denaro per comprare una chitarra nuova, ma il proprietario del negozio non voleva pagarmi. Così ho rubato la chitarra. Ma poi ho capito che non avrei dovuto farlo. Sono andata alla polizia e ho confessato. Ecco perché la mamma lo aveva visto. Avevo ragione. Barry non era un criminale. Poi ho scoperto che il proprietario del negozio aveva fregato diversi impiegati. E la mia confessione è servita per arrestarlo. Da allora ho deciso di ripagare tutto, anche i tuoi biscotti. Che sollievo! Abbiamo ballato insieme. Ma poi mi è venuta in mente una cosa. Perché il signor Clark sapeva che mamma era al lavoro? Io gli avevo detto solo che non era a casa. Mi sono subito ricordata dove lo avevo visto e ha iniziato a girarmi la testa. Era il criminale che la mamma aveva arrestato qualche tempo prima. Si era fatto la barba. Probabilmente aveva scoperto i film e il cibo preferito della mamma grazie al profilo che avevo creato. Aveva fatto in modo di ottenere la sua fiducia utilizzando un nome falso. E poi sapeva anche quando a casa non c'era nessuno. Ma perché lo aveva fatto? Forse voleva rubare i documenti di mamma e vendicarsi. Ho chiamato la mamma e le ho parlato dei miei sospetti. Lei ha detto che nessuno l'aveva chiamata dalla centrale. Forse il signor Clark aveva architettato tutto.
Mamma stava tornando a casa e aveva già chiamato i rinforzi, ma i suoi colleghi erano dall'altra parte della città e probabilmente non sarebbero riusciti ad aiutarci. Ho deciso di non sprecare altro tempo e ho chiesto un passaggio a Barry. Siamo saliti sulla sua moto e ci siamo precipitati a casa mia. La scuola non era lontana, quindi siamo arrivati prima di mia mamma e della polizia. Probabilmente quel criminale era ancora dentro. Ecco quando mi sono ricordata del nostro sistema di allarme. Se qualcuno avesse provato a entrare in casa nostra, le sbarre avrebbero bloccato le finestre e la porta. Sono saltata giù dalla moto e ho raccolto un sasso da terra. Mi batteva il cuore all'impazzata, ma non c'era altra soluzione. Dovevo farlo. Ho preso la mira e ho lanciato il sasso contro una finestra. L'allarme è partito immediatamente. Le porte e le finestre si sono chiuse e il criminale non poteva più scappare. Poco dopo abbiamo sentito le sirene della polizia e abbiamo visto le volanti avvicinarsi a casa mia. La mamma insieme a un paio di poliziotti ha arrestato il signor Clark. Ci avevo preso, voleva rubare i documenti. Poi mia madre è venuta da me e ha detto: Irma, che sorpresa, non sapevo che fossi così coraggiosa. Ha guardato Barry e dopo una breve pausa ha detto qualcosa di inaspettato. Forse sei davvero un bravo ragazzo. Grazie per il tuo aiuto. Puoi uscire con mia figlia, non sono affari miei. Non riuscivo a crederci. Finalmente! Finalmente le cose si erano sistemate. Da quel giorno la mia vita è cambiata tantissimo. Barry e io ci siamo messi insieme. Ovviamente, anche se non è facile, mamma sta cercando di controllarmi di meno. La ammiro e spero di seguire le sue orme. Pensate che potrei diventare una brava poliziotta? Scrivetemelo nei commenti qui sotto.